continuiamo a leggere. E a proposito del fatto che Dio elegge delle persone per poter fare un servizio. Allora, se qualcuno, ad esempio, sta facendo un servizio, non so, io sto facendo questo servizio a voi, Dio non elegge perché hai una bella faccia, hai delle doti. Non elegge in base a questo, ma elegge in base ad un servizio ai suoi figli. Cosicché non è che siamo privilegiati noi, ma sono privilegiati gli altri che usufruiscono di questo qualcosa che Dio ha dato a te. Ti ha dato questo dono, dice, ma per me, no, ti sei sbagliato, non è per te il dono. Ma dice, ma ce l'ho io, ce l'hai tu, ma è degli altri. In base ad un disegno suo, è quel famoso disegno, quel famoso albero della vita e non l'albero della conoscenza del bene e del male. O ci credi o non ci credi, se tu credi a questo, sappi che il dono che Dio ti ha dato è per gli altri non ti appartiene. Come è anche vero che il dono degli altri è tuo. Il dono mio non appartiene a me, ma appartiene a te, e infatti stasera io lo sto facendo per te. Bene. E fa l'esempio concreto di Esaù e Giacobbe che abbiamo fatto a suo tempo. Allora Rebecca ha questi due figli, Esaù e Giacobbe. Esaù è il primo e quindi gli tocca a lui. Esaù è forte e quindi diciamo che ha tutte le doti per essere effettivamente l'eletto. E poi esce Giacobbe che è più gregilino, crescendo. Questo discorso si fa sempre più marcato, cioè direte uno è forte, coraggioso, lavoratore, e l'altro è un disgraziato, ingannatore, vile, non vuole lavorare, sta sempre vicino alla mamma, ma cosa fa veramente? Cosicché, per dimostrarvi che Dio elegge non in base alle doti, alle qualità o per la bella faccia di qualcuno, ma le elegge sempre in funzione di altri, ha eletto Giacobbe, stranamente, violando ogni logica umana. Perché? Io vi richiamo Giacobbe, vi ricordate? Questo disonesto che ne ha combinato di tutti i colori è stato eletto da Dio. Com'è possibile? Giacobbe, se leggiamo nella Bibbia, se qualcuno si vuole passare il tempo con il computer, quante volte viene nominato Giacobbe? Quante volte viene nominato qualunque nome nella Bibbia? Beh, sappiate che Giacobbe è il nome più nominato nella Bibbia. Lo sapevate questo? Ve lo sto dicendo io. Ma vedete sto Dio che è strano e come fa i suoi disegni diversi da noi, delle nostre volontà, perché la nostra volontà avrebbe letto Esaù, Dio ci tocca. Ma anche suo padre, poverino, lì siamo in Palestina, picchia il sole, suo fratello, poverino, sotto il sole, a cacciare, a lavorare, quello stava sotto le tende, vicino alla mammina. Lo elegge Dio. Giacobbe. E poi capiamo il perché. Perché non è per Giacobbe, ma era un servizio non solo ad Israele, ma anche a noi. Israele tante volte tradirà Dio, come ha tradito Giacobbe. Tante volte Israele sarà infedele a Dio, come lo è stato Giacobbe, che poi sarà purificato come Abramo, come tutti gli altri. All'ultimo Giacobbe sarà un santo. Però è partito da lì, è partito da grande peccatore. Tutte le volte che Israele si troverà ad essere come Giacobbe, infedele, la parola Giacobbe gli si mette sempre davanti, che è parola di Dio. A Giacobbe Dio gli dice, dopo la lotta con Dio, dice Giacobbe, non ti chiamerai più Giacobbe, ma ti chiamerai forte con Dio, Israele. Attraverso la tua vita, le tue vicende, anche i tuoi peccati, hai capito Giacobbe, hai capito che c'è solamente un centro, che è Dio. L'hai capito Giacobbe adesso questo? Giacobbe l'ha capito, infatti dice benedicimi Signore, io da ora sarò forte con Dio, non sarò forte con la mia volontà, ma sarò forte con la tua volontà Signore. Israele sei tu, Giacobbe sei tu. Sono io. Giacobbe è diventato una parola di Dio per me e per te. Che in qualunque situazione tu ti trovi, Dio ti ha eletto. Molte persone se ne scappano via, dice non è possibile, guarda, non ce la faccio, sono debole di qua, di là. Perché non conoscono la Bibbia. Giacobbe ti viene a dire, dai, coraggio, io ti ho eletto, tu sei mio figlio.
Io oggi ti ho generato, accetta questo amore e sarai salvo. Giacobbe. Quindi vedete, Dio elegge in base a un servizio e non in base a meriti. Questa è una profonda realtà. Quindi Dio non ha logiche umane. Ecco perché dice non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Dio ti ha dato la tua volontà e ti chiede un sacrificio, uno solo, che forse è il più grande di tutti. Non mettere la tua volontà al centro della tua vita, altrimenti moriresti. Tu ci credi a Dio, gli dai fiducia? Gli dai fiducia? Ok, se gli dai fiducia sperimenterai la pace. Entra nella divina volontà, nell'albero della vita, che adesso è diventata una croce gloriosa, dove c'è il glorioso, il vittorioso, il risorto. Croce non più intesa come le intende il mondo, la distruzione dell'essere, ma come invece la vittoria sulla morte, l'albero della vita. E tutti i suoi frutti, che possono essere anche le tribolazioni, sono per il cristiano motivo di crescita e non motivo di distruzione o di impoverimento. Se avete delle domande, potete benissimo farlo. Il fatto degli occhi è questo: userò misericordia con chi vorrò e avrò pietà di chi vorrò avere. Sì. Ti ho fatto sorgere per manifestare in te la mia potenza, perché il mio nome sia proclamato in tutta la terra. Dio quindi usa misericordia con chi vuole e indurisce chi vuole. Sì. Sembra dura questa, sì, questa sì. Parola, come se ci fosse un altro di... Cioè, mentre noi siamo abituati a vedere proprio la gloria di Dio, la misericordia di Dio, l'amore di Dio, la benevolenza di Dio, soprattutto la pazienza di Dio nei confronti dell'uomo, qui è come se ti mettesse dinanzi a un altare piccolo. No, va ricondotto sempre in quel discorso che ti ho detto io. E questo discorso di proprio, userò misericordia con chi vorrò, proprietà di chi vorrò, sì, e indurirò chi vorrò. Sì, sì. Quindi è come se già, ecco, fosse tutto già svolto. Quindi devi solo accettare, sì, la volontà del Padre, qualunque essa sia, anche se ti fa male, anche se ti... Ti duole. Per quanto riguarda userò misericordia con chi vorrò e avrò pietà di chi vorrò averla, qui si riferisce alla storia di Israele. Perché per poter mettere in atto la Pasqua, allora il Faraone dice che è stato indurito il cuore del Faraone, affinché si manifestasse la gloria di Dio nell'apertura del Mar Rosso, nell'attraversare il Mar Rosso da parte del popolo, per fare con questo popolo un disegno di salvezza che era, come dire, il paradigma della nostra storia di salvezza. Anche qui vediamo un servizio agli altri. Se noi vediamo nel libro della Sapienza, addirittura Dio, parlando del Faraone e degli egiziani, lì addirittura dice, li chiama figli, usa amore. Quindi la chiave di lettura è sempre quella del servizio. Allora non indurisce il cuore del Faraone perché odia il Faraone, ma perché ha una storia d'amore da raccontare alla te, all'umanità. È la Pasqua. È la Pasqua, è il passaggio dalla schiavitù alla libertà che Dio vuole fare a te, a me, ad ogni uomo che è esistito, esiste ed esisterà sulla faccia della terra. Era un disegno d'amore. E in funzione di questo amore Dio elegge o no? Ve l'ho detto, non è per la mia bella faccia, è per voi. E siccome ama voi, possibilmente a me mi ha fatto passare un sacco di guai, per dire, no? Così che in me c'è la morte e in voi c'è la vita. Lo sapete voi? Un dono, se è dono, per gli altri, attenzione, deve passare dalla croce. Deve passare dalla croce. Che bello parlare. Molto bello. Ma quando passa dalla tua carne, dalle tue viscere, dal tuo cuore, quando il tuo cuore si spezza, e allora lì capisci tante cose e non sei più un ciarlatano, ma sei un testimone diverso. E che vi stavo dicendo a proposito, appunto, quindi è sempre in funzione della missione, e la missione di Dio sembra amore,
è sempre amore. Così che quello che Dio ha detto per il faraone, guardate che per amore nostro è successo ad Israele. Cioè dire, il cuore di Israele si è indurito. Infatti tutto quello che dice San Paolo in questa lettera parla proprio di questo indurimento di Israele, che non è un indurimento perché Dio gli vuole male ad Israele, ma a causa di questo indurimento noi siamo potuti entrare. Cioè dire, sotto sotto c'è sempre un piano d'amore per te e per me, per il mondo. Allora, immaginate voi che Israele dice, ok, il Messia, questo è il Messia, effettivamente il figlio di Dio, e tutto Israele, la nazione di Israele dice, ok, tutto il mondo adesso deve essere tutta... La prima cosa che noi avremmo detto è, questi qua si vogliono impossessare del mondo. È chiaro. Israele dice che quello è anche il mio Dio. Ma quello è per fregarci meglio, perché vogliono avere il potere su tutto il mondo. Ma che ne sappiamo di sto Messia noi? Invece la prova che il Messia non è un'invenzione, che Cristo non è un'invenzione di Israele per avere il predominio sul mondo, è il fatto che loro non ci credono. E questo è quindi lungi da noi pensare che questa è una strategia di Israele per impossessarsi del mondo intero. Capite? Quindi dietro questo indurimento c'è un disegno d'amore che, se poi continuiamo a leggere, dice che quando questa missione verso gli altri sarà compiuta, Israele si convertirà. Dio toglierà da loro questo velo. Quindi vedi che anche l'indurimento serve per un fine di amore, per un disegno d'amore. Per noi non può avere logica, ma abbiamo detto che Dio non ha logica, o meglio, logica umana. E queste due logiche vengono rappresentate dai due alberi. Essere cristiano significa entrare nella logica di Dio. È durissimo, perché la logica di Dio è diversa dalla nostra. I miei pensieri non sono i tuoi pensieri. E quindi credere che i pensieri di Dio siano la verità e i tuoi no, questo significa rinnegare se stesso, che è il massimo sacrificio che un cristiano può fare, il rinnegamento della propria volontà, in questo senso, nel senso in cui ve l'ho detto io, entrare nella logica di Dio. Maria conservò tutte queste cose nel cuore, perché nella mente non li poteva conservare. Lo sapete perché? Perché la mente non poteva capire. E perché Maria, l'Immacolata, è stata colei che fin dall'inizio, pur avendo la volontà, non ne prese mai il frutto. Ha fatto in tutto la volontà di Dio. Ecco perché Dio si è compiaciuto pienamente in lei. L'Immacolata, colei, la nuova Eva, colei che non ha mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, cioè dire colei che non ha mai attinto alla sua volontà, ma in tutto si è conformato alla divina volontà. Ecco perché quando Dio si è proposto a Maria, dice da te nascerà il Salvatore, sia fatta di me secondo la tua parola, la tua parola, secondo la tua logica. È stata una logica un po' dura quella di Dio, ma lei, come Cristo, è la vittoriosa, è la regina del cielo, della terra. Colei che ha realizzato questo tutt'uno con Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, Maria, ha gustato pienamente quest'unità con Dio, Maria. Ma guarda che Maria è immagine della Chiesa, immagine tua, quindi anche tu. Chiaramente noi non siamo immacolati, però grazie al sangue di Cristo possiamo nuovamente entrare in quest'unità con Dio, in questa divina volontà, in questa logica che non è la nostra logica, in questi pensieri che non sono i nostri pensieri, che tu non metti al centro la tua volontà, ma metti al centro questi pensieri, questa volontà, e il tuo cuore riposa, la tua mente riposa. Dovete farla questa esperienza per capire che è vera la parola di Dio. La tua mente riposa. Che bello.